Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video e oggi vi faccio vedere una figata pazzesca. Cioè, ragazzi, che cosa è questa? Questo è un Lightning Bolt in 3D che mi ha fatto su misura, nel senso gli ho chiesto io, lui mi ha chiesto se volevo una carta ed eccola qui. Tra l'altro è fatta, come vedete, da tante carte che lui appunto ha reso in 3D da un account Instagram che si chiama proprio Carte in 3D. Lo trovate in descrizione, vi consiglio di seguirlo assolutamente. Fa dei lavori pazzeschi su tutte le carte di un sacco di giochi, non solo di Magic. Questa l'ha fatta per me e oggi vi faccio vedere proprio Lightning Bolt. Perché? Perché oggi parliamo di Modern e quindi dello State of the Modern, come ho voluto chiamarlo, e dei deck migliori per quanto riguarda ottobre 2019. Io credo che nessuno possa dire in questo momento che Modern è il formato di quando si lamentavano i pro di Modern fa schifo, questo e quell'altro, perché oggi come oggi credo che sia abbastanza universalmente riconosciuto Modern come il formato più bello a cui giocare, quello più bilanciato, quello con più deck, quello anche più skill intensive. Io mi trovo d'accordo, sapete che è il mio formato preferito da sempre, e soprattutto perché io sono un paper boomer, quindi un giocatore cartaceo. E vi faccio vedere Lightning Bolt perché Lightning Bolt è tornata ad essere la carta più giocata in Modern, quindi Modern è tornato un Lightning Bolt format. Dopo aver visto questi deck che vi consiglio appunto di giocare in Modern, andremo invece a vedere lo State of the Game, quindi State of the Modern e State of the Game che è uscito ieri, per poi lanciarci domani chiaramente in un video historic, visto e considerato che esce Kaladesh Remaster. Allora, dicevamo, per quanto riguarda il Modern, ecco qui, siamo pronti a farvi vedere quali sono le carte più giocate. Partiamo da quelle, anche perché in molti in verità mi avete chiesto di fare dei video che potessero proprio introdurvi al Modern e che spiegassero magari gli archetipi più importanti. Devo ancora farli questi video, sicuramente li vorrò fare, però se si parte dalle carte non si sbaglia, diciamo mai. Qual è la carta più giocata in Modern? È Lightning Bolt, appunto, questo bel Instant, un danno, tre danni, dove vi pare. Poi c'è Path to Exile. Pensate, Veil of Summer è la terza carta più giocata in Modern, così come Aethergast. Questo ci fa un pochino cringiare, perché non è che io sono tanto contento di pensare che delle carte di side siano così giocate, ma sono talmente tanto potenti e talmente tanto azzeccate che non possono che trovarsi lì. Veil of Summer è una carta che in tutte le side di tutti i mazzi verdi si deve trovare, perché il Modern oggi come oggi è comunque molto di più con carta forbice sasso tra chi usa counter e no, ma Veil of Summer ci sarà comunque sempre, proprio perché serve contro il nero e serve contro il blu, quindi serve contro due strategie diverse, serve contro gli scartini e serve contro i counter, e quindi è normale che sia qua. Ma Lightning Bolt è tornata ad essere dopo tantissimo tempo la carta più giocata. Tra le creature più giocate troviamo Skyclave Apparition. Questo sinceramente è una bellissima notizia, e tutti quelli che dicono che il formato è un Uro format dovrebbero ricredersi, perché addirittura Skyclave Apparition appare in più deck di Uro. Poi viene l'Urrus, questo è soprattutto dato da RB Scourge, fondamentalmente il nuovo Shadow che sta andando da tutte le parti. E poi c'è la salita di questi signori qua. Adesso vedremo perché. Omnath è in ottava posizione, non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Non credevo che una carta del genere potesse effettivamente essere così importante in Modern. Eppure qualcuno effettivamente mi ha dato torto. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che io ho fatto un discorso su Omnath. Mi sembra una carta molto forte, per carità, dal power level elevatissimo, ma che a 4 mana in Modern puoi fare cose molto più potenti. Tra le varie Uro Piles, quella con il bianco e il rosso, il blu e il verde che gioca Omnath, addirittura io, cioè, non la ritengo la più forte. L'ho giocata anche fino a ieri, però
appunto non è non la ritengo la più forte, non la ritenevo la più forte, eppure diciamo che i fatti probabilmente mi stanno smettendo, al di là del fatto che Uro è qui e Omnat è qui, quindi insomma è una situazione molto diversa. Ovviamente non esiste più all'interno di queste di queste creature Tarmogoyf, ormai è un ricordo del passato. Tra le top spells ovviamente qui ci sono le migliori carte giocate, sono tutte, sono pensate tutte spell fino alla decima posizione Skyclave Apparition. Quindi se andiamo a vedere questa, semplicemente cambia davvero molto 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 poco. Ok, allora tuffiamoci quindi in che cosa è successo ad ottobre nel Modern, che continua ad evolversi dando risposte al metagame grazie alle carte presenti nel formato senza ban, senza aggiungere carte. Allora, fondamentalmente quello che è successo è che le cosiddette appunto Uropiles continuano a prendere il formato d'assalto e quindi ci serviva una risposta alle Europiles. Chi può rispondere alle Europiles? Cosa sono intanto le Europiles? Le Europiles sono dei mazzi di controllo fondamentalmente che usufruiscono di Uro per fare vantaggio carte, vantaggio mana, vantaggio tutto e poi chiudono la partita solitamente con Field of the Dead, con lo stesso Uro o con un Planeswalker. Qui abbiamo un Sultai Uro, questa è una lista tipica di un four color Uro invece, con appunto l'utilizzo di Vren and Six con Teferino, Jace, Teferone. E soprattutto la presenza di due Omnath è una lista veramente molto molto stock, ragazzi. C'è poco da cambiare, non girano liste che cambiano molto questa main deck. E questi deck hanno un quantitativo di vantaggio carte, cioè proprio non finiscono mai le carte, non finiscono mai le risorse. E come li puoi aggredire? Diciamo che a parte Force of Negation, i combo non sono i migliori amici delle Europiles, soprattutto un combo che adesso vi vado a mostrare. Cioè, vediamo se lo trovo qui, eccoci qua, Amulet Titan. Fino a poco tempo fa Amulet Titan non era per niente giocato perché non se la vede bene questo mazzo contro gli scartini e soprattutto contro la pressione che un mazzo come RB, appunto Scourge, quindi il nuovo Death Shadow, poteva fare, che era presentissimo fino a poco tempo fa. Ma quel tipo di mazzo lì non ha buon gioco contro l'Europiles, quindi diciamo che a settembre era andato fortissimo, ad ottobre le Europiles sono tornate su e quindi Amulet Titan è riuscito fuori. Amulet Titan è un mazzo che utilizza praticamente tutti i modi possibili e immaginabili, tra Driade, Azusa, Sakura Tribe Scout, Arboreal Grazer, per fare più terre possibile, arrivare a farti un titano solitamente incounterabile e da lì vincere la partita, perché già un titano risolto con Amulet of Vigor in campo o meno non si riesce a sconfiggere, soprattutto se dall'altra parte appunto vuoi controllare la partita, perché non puoi controllare Valakut, non puoi controllare Field of the Dead, non puoi controllare Vesuva che copia una di queste due terre, non puoi controllare appunto le terre. Puoi provarci, ma è sempre molto difficile. Quindi grazie tra l'altro all'utilizzo di Karn the Great Creator, questo mazzo velocemente può fare Karn di secondo, ragazzi, è proprio facile. Terra, amuleto, faccio terra doppia che si stappa subito e quindi prende due mana, faccio un explore, faccio un'altra terra doppia e dovremmo esserci, se non sbaglio, a 4 mana. Fatemi pensare, sì, perché 1, 2, 3. No, ci vuole una Zusa, ci vuole una Zusa, quindi no. Comunque, vabbè, si possono fare quattro. Me l'hanno fatto l'altro giorno, non mi ricordo come l'hanno fatto, ma sono riusciti a farmi carne di secondo. Io stavo lì. Chiaramente, ripeto, Force of Negation è molto buona in questo matchup quando giocano tante non creature spell, quindi quando giocano la versione con Karn, ma questo mazzo esiste assolutamente anche senza versione con Karn. Ce l'andiamo a trovare subito, eccolo qui. Amulet Titan rappresenta il 3,4% del meta. Qui probabilmente abbiamo la stessa lista, ecco, no, invece no, qui non abbiamo la lista che vi ho fatto vedere prima. Qui massimizziamo la presenza delle creature, non c'è Karn, quindi qui fondamentalmente la nostra Force of Negation non fa niente se non prendere Summoner Pact, e una volta che si risolve un titano primitivo, ragazzi, siete nei guai, nei grossi guai. Titano primitivo può prendere una serie di terre che vi danno fastidio e quindi diciamo che
ripeto, è un momento in cui questo mazzo è tornato effettivamente molto molto alla ribalta. E che cosa ha fatto il metagame per cercare di sconfiggere questo mazzo? Semplicemente questo mazzo, se c'è una cosa da cui muore, sono le vite infinite, perché non può fare nulla se non menarti con tutti i suoi, e tra l'altro gioca praticamente zero rimozioni. E chi può fare vite infinite? Signori, c'è questo nuovo Elliot Combo che è una mina. Qui giocato da Piegonti, che tra l'altro è un giocatore molto molto forte di Magic Online. E al di là di come lo volete montare, ci sono tantissime versioni che montano 4 Aurioch Champion di main, lui li gioca inside 3, quindi lui gioca una lista molto più dritta con Giver of Runes per proteggersi la combo in qualche modo e per comunque resistere a determinati tentativi di aggressioni. Il punto qual è? Che con Clave Mentor, carta nuova, ha reso questo mazzo ancora più forte di prima. Questo mazzo ha all'interno tantissime combo. La prima, facilissima, Spike Feeder più Eliod, vite infinite, si fa da Collected Company. Quindi, arrivate a 4 mana, fate una Collected Company e voi potreste vincere. Vite infinite, fine, vite infinite. Poi, con Ranger of Eos andate a prendere, scusate, Ranger Captain of Eos, andate a prendere Walking Ballista, e una volta che avete Eliod in campo con Walking Ballista fate anche danni infiniti, oltre che vite infinite, perché a Ballista date lifelink. Per chi non sapesse come funziona la combo, fondamentalmente Eliod cosa dice? Che tutte le volte che guadagnate vite potete mettere un segnalino più uno su una creatura. Walking Ballista è una creatura che ha solo segnalini, quindi fondamentalmente se voi riuscite a mettergli due segnalini potete sganciare un segnalino per sparare, perché Walking Ballista funziona proprio così, ha un target. Se ha lifelink potete subito mettergli un altro segnalino, e quindi Eliod con Walking Ballista rappresentano una combo. Ma in questo mazzo ci sono tantissime altre combo, perché grazie a Conclave Mentor si possono fare delle cose veramente veramente pazze: segnalini infiniti, sparare prima con Walking Ballista, addirittura Pendelaven fa funzionare questo mazzo permettendoci di utilizzare due mana in meno per fare la combo di Ballista. Quindi questo mazzo risponde sicuramente alla minaccia data da Amulet Titan, e risponde sicuramente alla minaccia data da Ops All Spells. Nato come mazzo meme, nato come mazzo che muore da solo, nato come mazzo che non gli può fa, alla fine Sodek, giocatore polacco molto molto forte, un master di dredge su Magic Online, seguitelo su Twitter, ha vinto l'ultima challenge, che è stata proprio quella doppia, se non sbaglio, come si chiama, il Mox, il qualifier per il Mox, vinto non perdendo neanche una partita con questa lista di All Spells. Il mazzo è molto semplice, funziona, l'avete visto anche sul mio canale in Pioneer, basta tirare giù una di queste creature. Chiaramente in Modern è un filo più forte, un filo tanto più forte, perché quello che fa è tirarti delle Vengevine che in Pioneer non sono legali subito, e quindi praticamente ti ammazza istantaneamente, soprattutto grazie all'utilizzo di Salvage Titan e delle spade che a me tanto sono care, Sword of the Meek. Perché come funziona? Salvage Titan dice che se sacrifichi tre artefatti anziché pagare il mana di Salvage Titan lo puoi fare, quindi fondamentalmente tu, dopo aver fatto una creatura, quindi questo è il tuo turno, fai Balustrade Spire, rimuovi tutto il tuo mazzo, lo metti tutto nel cimitero, quindi succede che triggerano le Narcomeba vengono sul campo di battaglia, sono 1-1, le Sword of the Meek sono sul cimitero, vengono messe lì, c'è Salvage Titan al cimitero, voi lo potete castare al cimitero e triggerate tutte le Vengevine. In un turno sono 4, 8, 12, 16 danni più tutte chiaramente le Creeping Shield che avete trovato, e direi che abbasta per uccidere una qualunque persona. Chiaramente Natural State Inside per rispondere a Rest in Peace e così via. Ma una cosa che mi ha stupito molto in verità è che ci sono dei mazzi come al solito che non muoiono mai. Uno di questi che volevo citare oggi è Eldatron. L'ultima challenge infatti di domenica proprio è stata vinta da Samcaster Mage, se non sbaglio dovrebbe essere un pro, come si chiama? Va bene, non mi ricordo, vediamo se lo troviamo su internet. Samcaster Mage MTG e nessuno ci dice chi è lui, però dovrebbe essere proprio un pro di Star City Games. Va bene, non sono riuscito a dirvelo, però ok.
porta una versione di Eldatron che uno dice: ehi, ma Eldatron no, cioè Eldatron no, raga, Eldatron no, ma come fa a farcela Eldatron? E vince la challenge. Quindi un mazzo che non va mai sottovalutato e non va mai dato per morto è Eldatron. Un altro mazzo che non va mai dato per morto è Jund, e ve lo faccio vedere qui. Anche Jund, allora Jund è il mazzo che io non vi consiglierei mai di utilizzare, ok? Cioè, se fosse per me, vi direi: non giocate questo mazzo perché era forte una volta, adesso non è più forte perché ha troppi nemici. Ma uno dei suoi nemici più grandi, cioè Tron, quello RG, non c'è più. Potrebbe darsi che adesso è tornato il momento di giocare Jund in Modern, grazie ai nuovi giocattoli che Wizard of the Coast ci ha dato: Triplo Brennan Six, 4 Liliane, Croxa, che è una minaccia che ritornerà sempre. Come vedete, qui si gioca una Nil Spellbomb di main e 3 Nil Spellbomb di side, perché a quel punto temiamo i mazzi cimitero. Però dobbiamo evitare solo quelli. Grazie a Cleansing Wildfire e Nil Spellbomb, la partita contro All Ops All Spell dovrebbe proprio essere facilissima da vincere. Facilissima, perché Cleansing Wildfire gli leva le terre che non può rimettere perché non ha terre nel mazzo, e Nil Spellbomb gli leva il cimitero. Quindi, che dire. Ripeto, è un mazzo, come al solito, che ha tanti nemici, ma è anche un mazzo dal power level elevato. Qui, purtroppo, se trovate un Europiles davanti, non siete per niente contenti. Non siete per niente contenti, e diciamo che le Europiles sono proprio il nemico per Jund, il nemico totale. Ok, andiamo avanti. Allora, ragazzi, Death and Taxes, io l'ho visto giocare sia anche dal vivo, grazie alla stampa di Skyclave Apparition, che continua come prezzo ad andare in alto, diventa veramente una minaccia. Secondo me, è purtroppo è passato il tempo, siccome ci sono, come vi ho detto, troppi Elliot Combo, non è bello giocare adesso Death and Taxes, perché Elliot Combo fondamentalmente la library non la cerca, la cerca poco, l'Eroni Arbiter serve a poco, le spell non le fa, Talia serve a poco, vi apparecchia vite infinite e voi non potete più vincere. Purtroppo non potete più vincere. Infatti giochiamo Pyrexian Revoker di side per cercare di evitare di morire a Walking Ballista, per non fargli fare la combo con Spike Feeder, e giochiamo Mirran Crusader probabilmente per quel matchup, così passiamo attraverso tutte le sue creature verdi. Non lo so, è un mazzo comunque molto molto bello e molto molto interessante. Vi consiglio di giocare la versione con il nero, a me piace molto, perché guardando la mano, grazie a Tidallo Sculler, si cambia un pochino la dimensione di come questo mazzo può operare. Però Skyclave Apparition è una carta fortissima, questo lo dobbiamo dire, e chiaramente sta andando veramente bene. Eccolo qui, ripeto, l'ex Boogeyman del formato, Scourge of the Skyclave, Death Shadow, Monastery Whisper, Sweet Sphere e Soulscar Mage, uniti a un sacco di spell che comunque o fanno male o proteggono o danno doppio attacco o uccidono, cose così, Lava Dart, ed ecco veramente uno dei mazzi più difficili da reggere nel formato, e il mazzo aggressivo adesso per eccellenza. Ha sostituito praticamente Burn ed ha un sacco anche qui di giocattoli in più, perché ha giocato Seeds. Cosa vi posso dire di questo mazzo? Onestamente a me non piace giocare questo tipo di strategie. Adesso è molto cambiato, perché gioca addirittura pure Boomat Courier per essere ancora più veloce, e magari rinuncia a un po' di mutageniche e un po' di Temur Battle Rage e così via, ma ha una creatura in più. Secondo me è un mazzo molto bello. Anche questo mazzo qui non è contento di trovarsi di fronte a un Europiles, proprio perché le Europiles possono tenersi a più di 20 di vita anche normalmente uccidendo le prime minacce, e poi Scourge of the Skyclave, che è l'arma con cui tu vuoi vincere, praticamente io ho ammazzato due Scourge of the Skyclave facendo uro, ero a 18, sono andato a 21 e lui si è messo a piangere. Non è proprio appunto bello. Andiamo a vedere anche un mazzo umani, perché è secondo me una delle strategie, comunque un'altra di quelle strategie mai morte per quanto riguarda Modern, che ho visto che recentemente comunque è ritornata un po' in voga. Secondo me è già finito il suo momento. Non credo che questo mazzo abbia un bel matchup, anche se non lo conosco, contro Amulet Titan che abbiamo citato prima. Quindi, però bellissimo a giocare, vi consiglio vivamente, se vi va, di giocarlo. Non credo che costi neanche tantissimo. Qui su Mana Traders non abbiamo il costo totale del mazzo umani, lo andiamo a cercare. Vediamo se lo trovo al volo volissimo. Magari nell'ultima lega ha fatto un risultato. Humans, eccolo qui.
costa una 500 tix, quindi con l'abbonamento a Mana Traders, diciamo quello medio, si fa tranquillamente. Immagino che costino le terre, infatti le caverne e le Horizon Canopy costano tanto, perché se no Aether Vile, ma questa secondo me si trova molto meno di 27, eh? Quindi questa è quella, come si dice, Expedition, si dovrebbe trovare a di meno, quindi questo prezzo, ecco, vedete, può diminuire un pochino, 4,58 e così via. Allora andiamo avanti, Death Shadow l'abbiamo vista, Umani l'abbiamo vista, ultimo mazzo Mono Red Prowless, che è sempre comunque lì per aggredirti. Questa versione qui a me comunque non piace molto, perché gioca delle carte che in Modern non sono esistenti, tipo Bonecrusher Giant, però gioca Blood Moon di Main, quindi è una versione che vi volevo far vedere che è interessante. Tra l'altro io molti di questi mazzi li ho presi dal video di Nikachu, quindi devo assolutamente citarlo, perché io non sono uno che copia senza addirittura citare la fonte. Alcuni li ho messi io, alcuni li ho presi da lui, però mi sembrano davvero i mazzi che più o meno stanno dominando il formato. Ma Modern è talmente tanto bello, talmente tanto veramente fantastico, che c'è un giocatore che è il trophy leader, che è Ayashi, M-A-Yashi, come si scrive, l'ho trovato, che ragazzi lui è trophy leader, quindi 22 trofei in Modern, adesso sta giocando Mono Red Prowless, eccolo qua con le 4 Blood Moon. Questa è proprio la lista, quindi, che ha fatto vedere anche il buon Nikachu, ma soprattutto gioca Modern, Serum Pounder, Yorion, Kalis, Merfolk. Ragazzi, avete letto bene, avete letto bene. Quest'uomo gioca un mazzo Merfolk con Yorion e lo gioca su YouTube e ci prova a fare risultati, e ogni tanto ce li fa. Andatevi a vedere le sue leghe. Chiaramente è un grinder incredibile, ha insomma talmente tanti tix che probabilmente ci si compra casa a tutti, però questo è quanto. Ok, finito lo State of Modern per quanto riguarda ottobre, passiamo invece allo State of the Game. Non c'è da dire molto, signori, quindi saremo molto molto veloci a scorrere queste novità. Fondamentalmente domani esce Kaladesh Remastered sul client di Magic Arena, e che cosa hanno fatto, che cosa si sono inventati? Fondamentalmente la mossa di Wizard of the Coast principale è la Kaladesh Remastered Draft Challenge. Come sapete ci sono sia le Standard Challenge che le Historic Challenge. Hanno voluto mettere, visto che sono molto molto sicuri che il formato draft di questa espansione sia figo, anche una Draft Challenge. Con questa Draft Challenge, ragazzi, potete spendere molti soldi effettivamente per farlo, ma guadagnare infinito! Infinito, 6 wins alla challenge, 20.000 gold, 40 Kaladesh Remastered Booster. Veramente che con 3.000 gemme è proprio wow, wow, wow. Inoltre la notizia per quanto riguarda il mobile, che a inizio 2021 avremo, e quindi non sono usciti per il 2020, ma l'altra cosa è che c'è un nuovo Arena Open. Finalmente hanno capito che l'Arena Open è ciò che li distingue dal resto dei videogiochi competitivi in generale, e ciò che secondo me con cui possono addirittura veramente diventare un esport serio. Non c'è bisogno di fare streaming per guadagnare soldi all'interno di Magic Arena, sono davvero gli unici. Dobbiamo fare un applauso a Wizard of the Coast, io glielo faccio molto volentieri il 12 dicembre, quindi già ve lo dico, sicuramente io la streamerò questa Arena Open. Inutile dirle che, visto che cambiò il formato historic, grazie a Kaladesh Remaster sarà historic, quindi hype, 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 hype. 12 dicembre ci diamo appuntamento, manca un mese effettivamente. Questo mese non c'è l'Arena Open, allora ho detto una cavolata, perché l'Arena Open è stata la settimana scorsa, quindi non hanno fatto un'Arena Open al mese. Secondo me dovrebbero fare un'Arena Open al mese. Wizard, mi stai ascoltando? Dammi retta, e soprattutto veramente dai e fai pubblicità a questo ragazzo, perché fa dei lavori stupendi. Carte in 3D, ve lo ricordo, veramente, veramente un bravo guaglione. Grazie mille per il tuo regalo, grazie mille, e grazie a voi per aver guardato.